Amici in tre minuti, oggi mi trovo in compagnia del pastry chef Giovanni Mangione e di Vincenzo Carosotto. Oggi siamo qui nell'Agrigentino perché tu hai organizzato un corso di formazione dal nome Monoporzione Tendenza, di Tendenza. Sì. Esatto, ce ne vuoi parlare? Sì, abbiamo organizzato un bellissimo corso di monoporzioni, diciamo che sono dei dolci abbastanza innovativi, e soprattutto qua ad Agrigento, assieme al grande maestro Francesco Palumbo, in compagnia di tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo bellissimo corso, in cui abbiamo fatto delle monoporzioni con molta innovazione, con inserimenti e anche dei biscuiti al pistacchio, sempre usando prodotti siciliani, tutte le glassature fatte in un modo particolare. E comunque diciamo che è stato anche un gran successo perché abbiamo avuto partecipanti da quasi tutta la parte dell'Agrigentino, assieme anche al maestro Carosotto che ci ha seguiti con altri docenti e altri partecipanti. E comunque diciamo che è stato anche un bel corso. Vincenzo, cosa avete fatto in questo corso dunque? Intanto abbiamo fatto più di 10 tipi di dolci e dessert, praticamente monoporzioni. Abbiamo fatto le basi il primo giorno, il secondo giorno il completamento e il terzo giorno le rifiniture. Naturalmente è anche un modo come incontrarci tra di noi pasticceri, è sempre diciamo, un modo nuovo di rinnovare la pasticceria. No, è interessante il titolo del corso di formazione, Monoporzione di Tendenza, quindi tu mi stai dicendo che c'è proprio una moda all'interno dell'arte pasticcera. Sì, la pasticceria come le mode segue e va avanti. Praticamente ormai c'è stato il periodo delle mini porzioni, ora si tende a fare le monoporzioni. Ho capito, benissimo. Io so anche che tu, per in occasione di San Calogero ad Agrigento, prepari una mega torta, è vero? Sì, sono io l'artefice dell'iniziativa, in cui nel primo anno ho fatto una mega cassata, che era qualche 350 kg, è stata anche premiata perché è una cassata monumentale. Il secondo anno abbiamo fatto una mega torta alla frutta, quasi 400 kg, come quella del mandorlo in viola, che è stata premiata secondo di chi me l'ha detto, una delle più belle cassate quasi al mondo, perché era una cassata monumentale. Poi c'era anche una scultura di croccante che era molto bella, e quest'anno ci stiamo preparando per la terza edizione della mega torta di San Calogero. Allora io non vedo l'ora di assaggiarla, sinceramente. Mi è venuta pure l'angurino. La cosa bella è che sono partecipanti da tutta la Sicilia, cioè, quindi sono anche oltre maestri di alto livello, vengono anche chef stellati, e chef, lady chef. Dico, è veramente uno spettacolo perché è anche tutto dal vivo e quindi bisogna partecipare. Beh, io direi adesso di andare a assaggiare qualcosa. Andiamo. Sì.